Cari amici, bentrovati. Grazie di essere con noi alla rubrica religiosa Il respiro dell'anima. Tutte le settimane con voi e grazie perché ci seguite. È iniziata la Quaresima. Voglio rivolgere a tutti voi un invito. Ogni giovedì sera nella cattedrale di Sulmona alle ore 19 terrò la lezione divina. Vi invito a partecipare. In questa rubrica vi propongo tre servizi. Il primo, il convegno ecclesiale a Monte Silvano, all'Oasi dello Spirito, delle aggregazioni laicali dell'Abruzzo e del Molise. Tanta gente è venuta a quel convegno, come relatore c'è stato Ernesto Olivero, fondatore del servizio Giovani Missionari. È iniziata la Quaresima, Papa Francesco ha dato il suo messaggio per la Quaresima. Lo abbiamo sintetizzato e ve lo riproponiamo con alcune immagini. Nello scorso mese di luglio siamo stati in Brasile, a Rio de Janeiro, alla Giornata Mondiale dei Giovani. Abbiamo ripreso tante immagini, le abbiamo messe insieme e di puntata in puntata vi faremo vedere alcuni momenti di quell'evento così straordinario e gioioso dei giovani. Come sempre la nostra rubrica termina con la buona novella, vi invito a seguirci e buona visione. Si è tenuto all'Oasi dello Spirito di Monte Silvano il convegno delle aggregazioni laicali dell'Abruzzo e del Molise. Dalla diocesi di Sulmona è partito un pullman. Tante persone, tanti giovani hanno preso parte al convegno per ascoltare il relatore Ernesto Olivero, fondatore del servizio missionario Giovani. L'arcivescovo di Pescara, Monsignor Valentinetti, ha preso la parola per dare un saluto e guidare il momento di preghiera. Monsignor Spina, delegato della Conferenza Episcopale Abruzzese Molisana per i Laici, ha introdotto i lavori, ha poi dato la parola al Vescovo di Teramo, Monsignor Seccia, per un saluto e ad Alessandra Bizzarri, segretaria del CRAL. Il quarto convegno che le aggregazioni laicali delle Abruzze e del Molise hanno celebrato ha avuto come tema la Chiesa in uscita, è una Chiesa con le porte aperte. Sono le parole di Papa Francesco al numero 46 dell'Evangelii Gaudium. È stato bello ritrovarsi insieme, riflettere su un documento che è per tutti e per le aggregazioni laicali un programma da accogliere e da attuare. Papa Francesco ha una visione assolutamente chiara. La Chiesa è chiamata ad annunciare la gioia del Vangelo, corrispondendo alla sua natura missionaria. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Questa è la fondamentale certezza di Papa Francesco, che nelle parole del Maestro non ci sono che gioia e allegria. Solo l'incontro con il Signore può dare questa gioia, non una decisione etica o l'adesione a una idea. E la gioia è per se stessa diffusiva, attraente. Il cristianesimo non si diffonde dunque per proselitismo, ma per attrazione. Ernesto Olivero ha incantato il pubblico. Sono state poste tante domande al relatore e alcune gliene abbiamo poste anche noi. Ma questo Papa, appena diventato Papa, quindi che è venuto fuori dal balcone, io ho subito pensato che lo Spirito Santo si era fatto un regalo e ci aveva fatto un regalo. Da quel momento questo Papa è diventato un cristiano che con la sua severità e la sua bontà ci sta raccontando la storia di Gesù, ci sta facendo capire quanto Gesù è buono e logico ed è sempre pronto a tenere una porta aperta. E quindi questo Papa ogni volta che parla mi entra nel cuore. E come entra nel mio cuore, entra nel cuore credo di tutti. E quindi un Papa inconsciamente atteso. Come si pone il Servic oggi per annunciare il Vangelo in un mondo che cambia, ma soprattutto con le porte aperte, spalancate? Noi abbiamo capito abbastanza subito, diciamo così, che la gente era stufa di chiacchiere, era stufa di ammonimenti e noi ci siamo ritrovati con la gente e abbiamo capito che
stando nel Vangelo, facendo della preghiera un fatto della nostra vita, ecco, capivamo le miserie, capivamo le attese, capivamo le speranze e capivamo anche le lacrime della gente. Quindi ci siamo impastati maggiormente nel Vangelo e abbiamo capito abbastanza subito che dovevamo cercare di essere cristiani ordinari, ma non di qualche momento eccezionale, ma costanti. Tanti sono i giovani che seguono il Serbig, tanti giovani oggi hanno bisogno di speranza e di fiducia. Una parola per loro. Guardate, ragazzi, non aspettatevi che il mondo vi chiami. Non aspettatevi che il mondo abbia bisogno di voi. Il mondo degli adulti ha sentenziato che il 50% di voi dovrà essere disoccupati a vita. Abbiate fiducia in voi, abbiate fiducia veramente in voi. Imparate a dire dei no. No alla droga, no allo spinello, no allo sballo, perché solo se saprete dire dei no verrà fuori un sì speciale da ognuno di voi, e magari in mezzo a voi c'è un nuovo Francesco, magari in mezzo a voi c'è un nuovo statista, magari in mezzo a voi c'è un nuovo uomo che cambierà il mondo, che cambierà la vita della vostra regione, della vostra città. Hai scritto un libro, La Chiesa Scalza. Qual è il messaggio in sintesi di questo libro che è costato tanto tempo e lunghi anni di fatica? Che solo la Chiesa Scalza ha l'autorità morale di dire alla mafia convertiti. Solo la Chiesa Scalza ha l'autorità morale di dire alla politica fallo per amore, convertiti al servizio. Solo una Chiesa Scalza può dire all'economia diventa non più avida, ma la Chiesa Scalza sono io. Siamo noi. Se noi, ognuno di noi ci crede, veramente il libro che ho scritto può essere una grande speranza, perché le cose scritte sono avvenute e la Chiesa Scalza che scrivo in questo libro è un po' la storia di quello che è già avvenuto, ma è specialmente il desiderio di cosa può avvenire, ma ha bisogno di te, dei giovani. La Quaresima inizia con il mercoledì delle ceneri. Durante la celebrazione vengono benedette le ceneri ricavate dalle palme di ulivo bruciate. I fedeli in spirito penitenziale le ricevono sul capo. Papa Francesco quest'anno ha dato il suo messaggio per la Quaresima, citando le parole di San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi: «Conoscete infatti la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, da ricco che era si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà». Dice Papa Francesco: «Ad imitazione del nostro Maestro, noi cristiani siamo chiamati a guardare le miserie dei fratelli, a toccarle, a farcene carico e a operare concretamente per alleviarle. La miseria non coincide con la povertà. La miseria è la povertà senza fiducia, senza solidarietà, senza speranza. Possiamo distinguere tre tipi di miseria: la miseria materiale, la miseria morale e la miseria spirituale. La miseria materiale è quella che comunemente viene chiamata povertà e tocca quanti vivono in una condizione non degna della persona umana, privata dei diritti fondamentali e dei beni di prima necessità, quali il cibo, l'acqua, le condizioni igieniche, il lavoro, la possibilità di sviluppo e di crescita culturale. La miseria morale, che consiste nel diventare schiavi del vizio e del peccato. Quante famiglie sono nell'angoscia perché qualcuno dei suoi membri, spesso giovane, è soggiogato dall'alcol, dalla droga, dal gioco, dalla pornografia. Quante persone hanno smarrito il senso della vita, sono prive di prospettive sul futuro e hanno perso la speranza.
e quante persone sono costrette a questa miseria da condizioni sociali ingiuste, dalla mancanza di lavoro che le priva della dignità che dà il portare il pane a casa, per la mancanza di uguaglianza, di rispetto ai diritti, all'educazione e alla salute. La miseria spirituale ci colpisce quando ci allontaniamo da Dio e rifiutiamo il suo amore. Se sentiamo di non avere bisogno di Dio, che in Cristo Gesù ci tende la mano, perché pensiamo di bastare a noi stessi, ci incamminiamo su una via di fallimento. Dio è l'unico che veramente salva e libera. Il Vangelo è il vero antidoto contro la miseria spirituale. Il cristiano è chiamato a portare in ogni ambiente l'annuncio liberante che esiste il perdono del male commesso, che Dio è più grande del nostro peccato e ci ama gratuitamente, sempre, e che siamo fatti per la comunione e per la vita eterna. Ci ricorda Papa Francesco, cari fratelli e sorelle, questo tempo di Quaresima trovi la Chiesa intera, disposta e sollecita nel testimoniare a quanti vivono nella miseria materiale, morale e spirituale il messaggio evangelico che si riassume nell'annuncio dell'amore del Padre misericordioso pronto ad abbracciare in Cristo ogni persona. La pronuncia dell'acronimo GMG, Giornata Mondiale della Gioventù, nelle orecchie dei giovani è una dolce musica che subito li mette in movimento. La Giornata Mondiale della Gioventù ha avuto inizio nel 1985 per intuizione di Papa Giovanni Paolo II. Sono 28 le Giornate Mondiali della Gioventù che da allora si sono susseguite una dopo l'altra con due modalità, a livello diocesano e a livello internazionale. Dal 23 al 28 luglio 2013 si è svolta la 28esima edizione della Giornata Mondiale dei Giovani, la prima con Papa Francesco a Rio de Janeiro, in Brasile, con una presenza di oltre 3 milioni di pellegrini. Durante la GMG si è svolto il più grande flash mob del mondo, che ha visto anche la partecipazione di 1200 vescovi. Rio de Janeiro si è popolata di giovani fino all'inverosimile. La statua del Cristo Redentore che dalla cima della montagna si affaccia sulla grande baia è stata l'icona più bella. Le braccia spalancate del Cristo portano al suo cuore che ama, accoglie, perdona, conforta. Un cuore aperto all'amore verso tutti senza distinzioni. I giovani hanno percorso chilometri e chilometri affrontando ogni forma di sacrificio per condividere con la Chiesa locale e con i giovani di tutto il mondo la gioia di vivere e annunciare il Vangelo. 77 giovani provenienti dalle diocesi di Sulmona, L'Aquila, Avezzano, Teramo, Chieti e Trivento, con i vescovi Santoro, Spina, Seccia, D'Ercole e Forte, con alcuni sacerdoti, partono il 14 luglio per recarsi in Brasile. I giovani dell'Abruzzo e del Molise, recandosi insieme con i loro vescovi e presbiteri, hanno dato una bella testimonianza di comunione e di unità tra le chiese e anche l'indicazione di come vivere in un modo nuovo gli eventi ecclesiali. Si parte con la gioia nel cuore per una esperienza di vita e di fede. In tutti c'è grande entusiasmo. Da Roma a Fiumicino con il Boeing 777 della compagnia Emirates si vola per San Paolo del Brasile. Le lunghe ore passano velocemente. Dopo lo sbarco, con dei minibus ci rechiamo a Itaquasetuba per la Santa Messa e la cena. Siamo nella parrocchia di San Bartolomeo, in una grande diocesi, qui alla periferia di San Paolo, la periferia della periferia, possiamo dire. Siamo stati accolti qui con grande calore, con grande attenzione, con grande cordialità dalle famiglie e dal parroco Don Beniamino.
è un sacerdote Fidei Donum di Avezzano che vive in Brasile da alcuni anni. Per noi ha preparato una intensa settimana missionaria nell'area pastorale a lui affidata. Ci invita a radunarci nel salone della parrocchia dandoci alcune notizie sul Brasile. Il Brasile, con i suoi 192 milioni di abitanti, è il quinto paese più grande del mondo. È una repubblica federale. La maggior parte del paese si trova in zona tropicale. Il nome Brasile deriverebbe dal nome di una pianta, Pau Brasil, dal colore rosso brace della sua resina. Dopo l'incontro, Don Beniamino, con uno scuolabus, ci accompagna a visitare la chiesa di San Benedetto il Moro, dove ogni domenica si reca a celebrare. Abbiamo la sacrestia, vedrete dopo entrando in sacrestia, abbiamo proprio parete che manca dalla parete al tetto, e questa è una delle chiese migliori della mia area pastorale. Poi ne vedete altre dove mettete le mani nei capelli. Da 2 anni e mezzo qua in Itaquaquecetuba, 6 mesi quasi qua in questa zona di Itaquaquecetuba, che è la periferia. Come la vivo? La vivo con lo spirito della disponibilità e degli imprevisti continui, solo affidandomi continuamente all'azione dello Spirito Santo, è Lui che agisce. E certamente è un'occasione per i giovani di questa zona per conoscere un'altra realtà e sentirsi parte della Chiesa Cattolica. Qua siamo un po' lontani da Roma e a volte sentirsi uniti non è sempre facile, ma questa esperienza ci aiuterà a rafforzare ancora di più il nostro legame con Roma. Oggi le 6 comunità della futura parrocchia San Bartolomeo conta su e giù tra gli 70.000 e i 100.000 abitanti. Come fa a servire questa enorme comunità da solo? E la domenica celebra, andando anche contro le norme, 5 messe, con quelle del sabato sera 6. Cioè, così assicuro perlomeno la presenza in 5 delle 6 comunità tutte le settimane. E poi ci vado tutti i giorni della settimana, ogni giorno in una comunità, assicurando la presenza. E quello che cerco di fare la mattina è visitare gli ammalati, entrando nelle case delle persone. Qual è la priorità pastorale oggi in questa parrocchia? La priorità pastorale qua è l'annuncio del Vangelo, di cominciare un vero annuncio del Vangelo per riavvicinare Cristo alle persone e le persone a Cristo. Ammiriamo il paesaggio collinare con le strade di terra rossa e le rudimentari case che sbucano dal terreno come funghi qua e là. Mentre visitiamo la zona pastorale di San Bartolomeo, ci raggiunge il vescovo di Mogi das Cruzes, Monsignor Pedro Luis Stringhini. Ci accompagna alla piccola chiesa di Santa Teresa d'Avila, che mostra con evidenza tutta la precarietà strutturale. Preghiamo insieme. Nel salone sottostante rivolge parole di benvenuto e illustra la situazione religiosa della diocesi. Le sfide pastorali nella sua diocesi oggi? Le sfide sono tante: evangelizzare questa gente, la presenza dei non cattolici è una presenza grande, soprattutto nella periferia dove la Chiesa cattolica non è ancora arrivata, altri sono già arrivati, per questo evangelizzare la gente. Grazie a Dio abbiamo 51 parrocchie e più di 300 comunità ecclesiali. Questa presenza è importante. La presenza di giovani ce l'abbiamo, ma ci vuole ancora di più. Per questo evangelizzare le famiglie, evangelizzare i giovani, costruire le comunità. Ritorniamo alla missione per condividere il pranzo in semplicità e serenità. All'esterno viene preparato il churrasco, piatto tipico del Brasile a base di carne cotta su spiedini alla brace con sale grosso. A pranzo ci raggiunge Don Giovanni Cosimato di Avezzano, che da 36 anni è in Brasile e ha fondato diverse comunità. Sono arrivato in Brasile il 1 marzo 77.
quando Itacoa era già grande, ma è un municipio di 40.000 abitanti, una sola parrocchia c'era. E poi poi crescendo, ancora fa un 500.000 abitanti, più o meno. Sono 5 parrocchie, più questa qui è area pastorale, a ottobre già sarà parrocchia. Avevo la chiesa madre con 8 comunità. Poi i primi 5 anni ero solo, che è una parrocchia unica. Quando ho costruito la chiesa di Cayubi, Cristo Redentor d'Uomo, è stata inaugurata nell'83 e è tornata parrocchia. E io sono andato primo parroco di questa nuova parrocchia. Ma le comunità da 8 erano cresciute a 24, quindi era triplicato. Perché la mia preoccupazione era questi quartieri nuovi che andavano crescendo, e dovevo piantare comunità, formare comunità. E fui formando delle comunità. E dove ho potuto costruire la chiesa, questa è stata la seconda chiesa che ho costruito, questa. Dopo pranzo, in mezzo alla strada, si gioca con allegria. Per tutti a dire che nessuno mai sarà dimenticato. Nel pomeriggio continua il cammino nella zona pastorale di San Bartolomeo. Ci rechiamo a visitare la chiesa della Concezione, chiusa a causa dei lavori. Continuiamo il cammino a piedi fino alla piccola chiesa di Santa Maria della Missione. Dietro la chiesa sorge una favela. Ai bordi della strada scorre l'acqua degli scarichi. I ragazzi si divertono giocando. Attraversando i binari incustoditi raggiungiamo la chiesa di Sant'Antonio, sorta nel 1980. Nei locali laterali accoglie un centro sociale, segno di carità tra la gente. Ci fermiamo per un momento di silenzio e di raccoglimento in preghiera. Nel campetto retrostante la chiesa, alcuni ragazzi giocano a piedi nudi, altri con abili mani guidano gli aquiloni che fanno acrobazie nel cielo. Un incantevole tramonto ci invita al rientro alla missione, dove celebriamo l'Eucaristia. L'animazione è viva, sentita, gioiosa. Una chiesa giovane che canta, prega e ringrazia Dio per l'incontro tra le chiese e il dono della fede. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. E dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, ebbe fame. Il tentatore allora gli si accostò e gli disse: «Se sei il Figlio di Dio, di che questi sassi diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo condusse con sé nella città santa, lo depose sul pinnacolo del tempio e gli disse: «Se sei il Figlio di Dio, gettati giù, poiché sta scritto: ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo, ed essi ti sorreggeranno con le loro mani, perché non abbia a urtare contro un sasso il tuo piede». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: non tentare il Signore Dio tuo». Di nuovo il diavolo lo condusse con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo con la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò, se prostrandoti mi adorerai». Ma Gesù gli rispose: «Vattene, Satana. Sta scritto: adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco angeli gli si accostarono
e lo servivano. Cari amici, mercoledì scorso abbiamo iniziato il tempo di Quaresima ricevendo sul capo l'austero simbolo delle ceneri. Questo tempo di Quaresima, di 40 giorni, che ci prepara alla Pasqua, è un tempo di digiuno e di penitenza per scoprire l'essenziale e l'indispensabile al posto di ciò che è superfluo e inutile. È un tempo per intensificare la preghiera e mettersi in ascolto della parola di Dio. Gesù ha vissuto 40 giorni ritirandosi nel deserto per digiunare e pregare. Come abbiamo ascoltato dal Vangelo, dopo i 40 giorni Gesù riceve da parte del demonio la triplice tentazione del pane, del prestigio e del potere. Gesù ad ogni proposta del maligno risponde e respinge la tentazione ricorrendo alla parola di Dio, rimanendo così fedele a Dio. Se il maligno ha tentato Gesù, tenterà anche noi. Come vincere le tentazioni che in ogni momento ci insidiano, come quella dell'avere, del prestigio, del potere? Non è sufficiente fare ricorso alle nostre sole forze umane, ma è necessario rifugiarsi in Dio, così come ha fatto Gesù. La Quaresima ci suggerisce il digiuno e la mortificazione, ci invita ad imprimere un più deciso impulso alla nostra esistenza. Potrebbe essere un digiuno dalle parole, dalle immagini, dalle chiacchiere, perché abbiamo bisogno di silenzio e nutrirci della sola parola che purifica e salva, quella di Dio. La Quaresima è una scuola di fortezza cristiana per vincere le tentazioni. Vissuta così, con l'aiuto di Dio, diventa una primavera dell'anima. A tutti voi auguro buona Quaresima, nella pace e nella gioia del Signore. Thank you.